Anche quest'anno le novità più interessanti dal NAMM di Los Angeles, per quanto riguarda almeno noi DJ, vengono da Denon. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Denon ci riprova. Ne avevamo parlato all'inizio del 2019 con la presentazione della Prime 4. La console tutta inclusa standalone, completa con il software proprietario Denon Prime. Quest'anno Denon presenta ancora una volta, se vogliamo, l'articolo più interessante di tutta la manifestazione, riuscendo così a dare un bello scatto nei confronti dei concorrenti. Dopo aver presentato appunto la console tutto compreso, vengono invece quest'anno sviluppati i prodotti singoli, ovvero il lettore SC 6000 e SC6000M e il mixer X1850. Sono un po' la riproposizione di quelli che erano il mixer e i lettori presenti nella Prime 4, questa volta in formato singolo. Nei lettori ci sono uno schermo grande touchscreen, il jog bello grande e integrato il software Prime 4. E invece nel mixer c'è, insomma, mixer bello, quattro canali con tutta una serie di filtri ed effetti. La novità importante è che Denon si inserisce con i propri prodotti all'interno di quella che è la tendenza del momento, ovvero l'utilizzo della musica in streaming. Ecco quindi che il software Prime 4 consente di utilizzare i brani di Beatport Link di SoundCloud Go e anche i brani tramite l'abbonamento a Tidal. I nuovi lettori Denon e un abbonamento ad uno di questi servizi di musica e streaming, si riesce a poter suonare di tutto senza bisogno di comprare niente con il software proprietario di Denon. Se Pioneer presenta una semplice evoluzione del proprio mixer, che è una sorta di Nexus 2 con 6 canali, Denon riesce veramente ad imprimere uno scatto in avanti importante con questi nuovi prodotti, con questi prodotti che proseguono sulla linea del successo che è stato la Prime 4, che anche se non è così diffusissima, quantomeno in Italia, comunque si è rivelato un prodotto veramente interessante di cui abbiamo già parlato. La tecnologia dei Denon viene consolidata e resa disponibile anche attraverso due lettori singoli ed un nuovo mixer. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.